Scusa, ci ha avanzato un po' di zucca? Zucca, ancora zucca! Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi campo stretto perché Gabriele si annoiava ad allargare il campo della videocamera. Siamo tutti qui nella nostra piccola cucina virtuale e oggi ho deciso di preparare una mug cake alla zucca. Perché sì, in questo periodo stiamo andando di zucca come se non ci fosse un domani. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Che ne dite di preparare una buona merenda? Allora prendete 2 cucchiai di polpa di zucca cotti, la punta di un cucchiaino di cannella, 2 cucchiai e mezzo di latte parzialmente scremato o scremato, 2 cucchiai rasi di zucchero. Io uso lo zucchero di canna, questo è proprio quello di canna integrale, buono, d'agricoltura biologica. Quello che costa 50 euro al pacco? Tipo, no, 50 no, ma 6 euro un chilo sì. Sì! Allora, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 4 cucchiai di farina. O la farina zero oppure una buona farina integrale, io ho questa di Timilia, macinata a pietra, e un pizzichino di essenza di vaniglia. Cominciamo la nostra preparazione. Allora, mettiamo i 2 cucchiai di purè di zucca all'interno. Voi potete farla direttamente in tazza. Io sto facendo un video, quindi sono più carina nel fare le composizioni. E 2 cucchiai e mezzo di latte. Voilà. E mixate ben bene. Stemperate la zucca nel latte. 1 cucchiaio di zucchero di canna. Guardate lo zucchero di canna quanto è bello col suo colore caramello. Deve essere bello, 50.000 euro a pacco. 5,90 un chilo, non è manca a farlo. Allora, neanche a farlo, è di un economico pazzesco. Poi aggiungiamo anche... Mi sa che questo bio ci sta prendendo tutti per i fondelli. Per i biofondelli, no. Una spruzzatina di cannella. Una spruzzatina. E una versatina, proprio una goccina di essenza di vaniglia. 3 goccine, a dire il vero, ne ho messe. Adesso aggiungiamo 1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci. Io uso questo qua, Baking Power della Bel Bake, con cui mi trovo molto bene. E ad occhio ne aggiungo 1 cucchiaino. Poi prendo 4 cucchiai di farina. Secondo me questo è più di 1 cucchiaino. Non è più di 1 cucchiaino, 1 cucchiaino è bello profondo. 4 cucchiai, 1, 2, 3. 4, sai contare. Fino a 4 ce la possiamo fare. E adesso rimesto ben bene il tutto. Se l'impasto vi risulta troppo asciutto, aggiungete un altro filino di latte o di acqua. Metto in tazza, voi se siete a casa fatela direttamente in tazza. Mi raccomando, fatela sempre in tazza. Sempre dentro, ragazzi, state bravi. Ah, sei volgare. Ma cosa? La torta, perché volgare? Quello volgare tra di noi sei tu, è risaputo. Allora, versate ben bene. E adesso 1 minuto in microonde a 750 watt, quindi al massimo, per 1 minuto. Se vedete che è ancora molliccia, arrivate a 1 minuto e 15 secondi. Andiamo al microonde, vieni con me. Ding! Ha lievitato! Sì! Pronta? Mi ustiono? No! Eccola qui! Tiriamola fuori, venite! Ed eccoci pronti! Adesso però lasciamola raffreddare qualche secondo, non più di tanto. Io vi apro, vi faccio vedere la consistenza, bella fumante. Guardate la consistenza, bella densa, bella fumante. E adesso assaggiamo. Assaggio io il primo boccone. Assaggia. Buona, morbida, speziata alla cannella. Già così è deliziosa. Seguite la ricetta. Mettete 2 cucchiai di zucchero di canna, mi raccomando. Verrà perfetta. Guardate, la cottura è venuta benissimo, è lievitata tantissimo. Beh, buona merenda. Tutto a gusto e niente sensi di colpa. Buona merenda autunnale a tutti. Ciao!
buona questa torta in tazza, quindi provatela anche voi in bagno e diteci come è. È una torta in tazza? Non in quella tazza. Se vuoi te la faccio lì la prossima volta. Va bene. Va bene, sempre il solito, per denigrare. Bene, quindi una ricetta veloce, veramente. Se non avete... È genuina. Quindi se vi secca, imburrare la teglia, accendere il forno, bene. Questa è la soluzione ai vostri problemi di calvizie. E noi ci incontriamo sempre qui per un altro curiosissimo video. Ciao! Sulle vostre tavole. Sulle vostre tavole, bravo. Ciao! Anche su Pochi Toys, sulle tavole.